Salve a tutti amici, finalmente si riparte. Mi trovo ad Ancona, sto per prendere un traghetto per raggiungere Spalato, da dove continuerò il mio giro dell'Adriatico in bicicletta. Infatti l'anno scorso arriverai proprio a Spalato e domani si riparte proprio dallo stesso punto per raggiungere Durazzo in Albania. Posticino proprio, niente male. Nel frattempo che questo traghetto mi porti a destinazione, ne approfitto per fare un riassunto del viaggio che l'anno scorso mi ha portato fino a Spalato. Il mio folle progetto del Giro dell'Adriatico iniziò da Ancona, dove incontrai il grande Aldo Tortorelli, che mi accompagnò fino a Senigallia. Salutato Aldo, caddi dalla bicicletta, rischiando di pregiudicare già da subito il mio progetto. Una volta curate le ferite, capii che mi era andata piuttosto bene. Il traffico della costiera romagnola fu qualcosa di davvero esagerato. Dopo Cesenatico incontrai un gentile signore che mi diede qualche dritta per arrivare a Ravenna evitando le strade pericolose. Dopo qualche bel sentiero gravel attraversai un paio di canali su piccoli battelli. Stanco e affamato mi fermai in un forno dove incontrai una simpatica coppia che mi offrì una pizza ed una birra. Arrivato a Chioggia, beccai la famosa bora e un temporale che durò tutta la notte. Il giorno dopo attraversai le isole veneziane, dove lì ad attendermi c'era Simone, che mi portò in un piccolo paradiso lagunare che si chiama Lio Piccolo. Salutato il mio amico, raggiunsi Jesolo, dove presi un altro po' di pioggia. Il giorno dopo raggiunsi la splendida Trieste e poco dopo arrivai in Slovenia, dove iniziai a pedalare su una delle ciclovie più belle d'Europa, la Parenzana. Questa ciclabile è stata creata su un'ex ferrovia a scartamento ridotto, lunga circa 125 km ed inizia proprio da Trieste e arriva a Porec, attraversando praticamente Italia, Slovenia e Croazia. Il percorso entra per parecchi chilometri nell'entroterra dell'Istria. In alcuni tratti è abbastanza dissestato. È consigliabile farlo in mountain bike e infatti con la mia bici feci il mio secondo capitombolo. Per fortuna anche in questo caso senza conseguenze. Distrutto e affamato, mi fermai ad assaporare un buon piatto locale e di nuovo via su una serie di lunghe salite. I panorami mozzafiato mi facevano dimenticare la stanchezza. Arrivai a Rovigno e poi a Pola. Altre durissime salite. E fui finalmente a Rijeka, conosciuta per essere la porta delle isole croate. La prima delle tre isole che decisi di percorrere fu l'isola di Kirk, collegata alla terraferma da un grosso ponte. Una volta preso un caffè e visitata la città, riuscii ad avere anche il tempo di perdermi. Dopo una serie di imprecazioni, mi imbarcai per l'isola di Rab.
incontrai una coppia di simpatici veneti. Dopo aver scambiato due chiacchiere, un saluto e via alla volta di Pag. L'isola è per molti tratti priva di vegetazione. In alcuni momenti avevo l'impressione di essere su Marte. La mia app Komoot mi disse di prendere una stradina sterrata. Decisi di seguire il consiglio, ma ahimè, ad un certo punto il sentiero sparì sotto una serie di frane e insieme a una coppia di inglesi dovetti tornare indietro di qualche chilometro. Al di là di questo imprevisto, l'isola mi è piaciuta molto. In serata mi misi a cercare un posto dove accamparmi. Chiesi ad un signore che mi fece accomodare nel suo giardino. In più, mi offrì anche una birra. Il giorno dopo arrivai a Zara, città molto carina, famosa per le opere di Nicola Basic, il saluto al sole e l'organo marino, ma anche per i suoi magici tramonti mozzafiato. Sono ormai all'epilogo di questo viaggio, manca poco, e quindi ne approfitto per fare un tuffo. Mi fermo un attimo per ammirare il fiume Cerca dall'alto, attraverso il ponte e raggiungo la bellissima città di Sebenico che mi ha davvero stupito. Affrontai un'ultima serie di panoramici sali e scendi e dopo 13 giorni e oltre 1400 km di pedalate, finalmente arrivai a Spalato, che festeggiai con un bel risotto al nero di seppia e una frittura. Mi avviai pian piano al traghetto per tornare a casa, sicuro ormai che il primo atto di questa avventura era ormai finito. Non fu così. Fui attaccato da un gabbiano, intento a proteggere la sua prole. Questo è più o meno tutto. Prima di lasciarvi al proseguo del giro dell'Adriatico, vi invito a iscrivervi al canale. Grazie in anticipo e buona visione! Buongiorno, eccomi qui a Spalato, ho deciso di partire subito verso Makarska dato che qui sono stato già 4 volte. Il burek, buonissimo, dolce tipico, questo è fatto con gli spinaci.
Dođite ovdje ispred, vidim mašeš mi, može, može. Ali slušajte dobro jer ću ja za taj kviz već sada davati odgovore. Ajmo krenuti s edukacijom. Mura i Drava, dvije su rijeke koje se protežu kroz čak 5 županija. Inizia. Spalato, con i suoi 178.000 abitanti, è la più grande città dalmata e la seconda della Croazia. Fondata dai Romani nel III secolo, è famosa per il suo centro storico e il Palazzo Diocleziano. È il luogo ideale per farsi un'idea di come si vive veramente in Dalmazia. Sto percorrendo subito un bel tratto riciclabile. Ottimo. Non me lo aspettavo. La mia intenzione oggi è quella di arrivare a Makarska, circa 60 km. Ho preso una sorta di superstrada, molto trafficata. Anche a questa statale stanno costruendo una ciclabile e una passeggiata, ma non sarà ultimata secondo me prima di un paio d'anni. Guarda com'è bello. Ma guarda, guarda. Un paese veramente molto molto bello. Sovrastato da questa montagna rocciosa. Mi trovo ad Almissa e sto andando a prendere un caffè. Almissa è una cittadina di circa 14.000 abitanti, oggi è un centro balneare con un discreto sviluppo turistico, punto di partenza per escursioni lungo la costa e sulle isole di Rimpettaie, come anche verso l'interno, lungo la valle fluviale del Cettina. Vale sicuramente la pena andare a fare un giro al centro. Mentre mi dirigo verso il paese, in fondo alla strada noto una galleria e, incuriosito, decido di passarci e vedere cosa c'è dall'altro lato. Wow! Mare e montagna!
Spettacolo, ragazzi, spettacolo! Davanti a me si era aperto un panorama su una valle spettacolare. Sarei voluto andare avanti, ma purtroppo sono dovuto tornare indietro. Il mio obiettivo è la costa verso sud. Veramente interessanti questi canyon, ho visto che ci sono molte escursioni. Ma adesso andiamo a fare un giro al centro. Destra dovrebbe essere l'isola di Brac. Bisogno di medici. Comunque davvero una bella giornata, non me lo aspettavo. Sono partito con dei nubifragi, come tutti noi sappiamo fa caldissimo, saranno almeno 25 gradi. Che traffico, ragazzi. Comunque davanti a me c'è uno Studenac Market e fermo. Mi sa che è chiuso da un pezzo. Restaurant. Stavo per cadere in tentazione, ma voglio andare più avanti. Dubrovnik 180. Dai, dai. Piano piano si arriva. E si supera. Coste croate, montagne a picco sul mare, paesaggio molto selvaggio, mi piace molto. Pisac. Noi in Abruzzo ci vantiamo tanto che abbiamo mari e monti, per carità, sicuramente è vero. Anche qui non si scherza.
Pisa, che deve essere veramente un bel paese, ma oggi non scendo giù, anche perché mi aspetta una bella salita, 12%. Ci sono molti sali e scendi, come questo. Bella salitina, guardate. Ho fatto tutto questo. Zagabria o Makarska? Stavo pianificando anche il giro verso Zagabria, ma è tutt'altra cosa. Spero un giorno comunque di riuscire a fare anche questo, non si sa mai. Salita finita. Ciao Zagabria. Makarska 14. Dubrovnik 174. Tante macchine può voler dire anche qualcosa, eh? Guardate che bel panorama che ho qui davanti. Questa è l'isola di Brac. Piatto unico, carne di manzo con pomodoro e purè. Buon appetito! Il conto è venuto 16 euro, calcolando che ho bevuto solo acqua, leggermente caro. È da Spalato che sto seguendo sempre la D8, una sorta di strada statale 16 adriatica. Via Roseto degli Abruzzi. Campi Riviera, Makarska. Una nota un po' polemica, ma devo dirlo, questo campeggio oggi mi è costato 16 euro. Pensate che fino a un anno fa la maggior parte li pagavo 8-10 euro. 16 euro per un metro di spazio per piazzare una tenda e poi farsi una doccia, sinceramente mi sembra un po' eccessivo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Tenda pronta, adesso vado un po' a esplorare Makarska e vado a fare la spesa. Provo a fare un esperimento. In questo giro per Makarska lascerò il video senza tagli, con l'audio di ambiente originale. Potrebbe essere un'idea semplice ma interessante. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.
Studenac Market. Molto carina Makarska, classica cittadina turistica croata. Nel frattempo ho fatto anche la spesa, adesso vado a cucinare. Fusilli e tonno. Buon appetito. Pensavo peggio.